Bene, buongiorno a tutti e grazie innanzitutto agli amici di ASPI per aver organizzato questa occasione di confronto su un tema su cui si discute da tanto tempo. Io ricordo che la prima volta che mi sono avvicinato al tema autismo e computer è stato, credo, negli anni 90, seconda metà degli anni 90, quando forse proprio Paul aveva organizzato a Nizza un convegno che si chiamava. Anche prima, dopo un po' di anni uno si dimentica, appiattisce insomma il passato. Comunque, appunto, possono essere una quindicina d'anni fa, in cui si cominciava a parlare di questi argomenti. Credo che oggi siano state create, molto bene delle cornici, per leggere l'uso del computer nell'autismo. L'intervento, di Giovanni Ferrero è stato molto molto efficace a mio parere per capire in quale cornice ci stiamo muovendo. Non stiamo parlando soltanto di usare il computer come eserciziario piuttosto come strumento per favorire la comunicazione, ma stiamo pensando a un modo, scusate il bisticcio di parole, di pensare il lavoro educativo e riabilitativo nel caso dei bambini con autismo e non solo, ma anche l'adattamento nella vita quotidiana, che prevede l'utilizzo delle tecnologie come risorsa al servizio di questo progetto. Le parole di Paul Tren prima sono anche andate molto in questa direzione. Abbiamo visto che gli ambiti in cui si può usare il computer sono diversi. Abbiamo visto che non si può semplicemente partire dalla tecnologia e dire come lo uso questo strumento tecnologico, ma bisogna avere un pensiero prima che ci dice quali sono i bisogni della persona e quindi in che modo posso usare lo strumento. Il dottor Nardò ci faceva riferimento anche a un'altra questione importante, che è qualsiasi tipo di intervento che noi possiamo pensare nel caso dell'autismo, ma forse più in generale nel caso della disabilità e forse dei problemi di salute, ha delle implicazioni organizzative. Allora, questo aspetto delle implicazioni organizzative è un altro dei temi che sicuramente penso le esperienze che verranno presentate in questa tavola rotonda potranno portare. Allora, io a questo punto mi do la parola, visto che vedo già la presentazione sul monitor. E invertendo un po' quello che è l'ordine che avete sulla scaletta, presenterei il progetto Touch for Autism. Il dottor Fioretto, come vi dicevo all'inizio della mattina, Mario Bellomo non può essere presente per problemi personali, per cui io porto il suo intervento che riguarda un progetto che facciamo insieme, quindi che a tutti gli effetti, insomma, conosco quanto lui. Allora, io cercherò di seguire un po' la traccia delle slide, anche se mi verrà sicuramente da evadere un po', cercherò di starci anche perché abbiamo più o meno 20 minuti, penso, per ciascuno. Allora, innanzitutto, chi sono gli attori del progetto? Allora, sono soggetti di autismo, con autismo di età e gravità diverse e sono le loro famiglie, ma sono anche la scuola e tra gli attori che sono protagonisti, nel senso che hanno lanciato e stanno curando i vari aspetti del progetto, c'è sicuramente e principalmente ASPI che ha pensato, no? Mario Bellomo citava l'episodio in cui gli è venuto in mente, no? Di affrontare questo tema, e il progetto è nato da un'idea di ASPI che ha cercato noi e il CSP, Centro Supercalcolo di Torino e Piemonte, di cui è qua presente anche il direttore ingegner Duretti, e ha pensato a come si potevano utilizzare le nuove tecnologie al servizio dell'autismo. E poi siamo coinvolti come servizio sanitario noi dell'ASL CN1, in particolare del Centro Autismo e Sindrome di Asperger di Mondovì, che ci occupiamo in maniera specifica di minori e anche di adulti con autismo.
Se dovessimo provare a mettere insieme quelli che sono le varie tessere, insomma, da un punto di vista tecnologico del progetto, noi abbiamo alcuni strumenti che fisicamente sono collocati all'interno del nostro centro e oltre al computer, sia con schermi touch sia senza schermi touch, abbiamo un tavolo touch, che è quello che vedete in basso, alla vostra destra. Alla vostra sinistra, e poi ci sono dei tablet. Poi abbiamo, ed è una parte veramente fondamentale del progetto, un server che è gestito in questo momento, e sviluppato da CSP, e da questo, punto diciamo di regia, che in questo momento è fisicamente in un server, ma che si avvale naturalmente ad elementi, no? Degli operatori, degli insegnanti e dei genitori che insieme costruiscono un progetto, c'è poi un collegamento con la scuola e con il domicilio attraverso il tablet che segue il bambino nei diversi movimenti. Cercherò di spiegarlo meglio poi dopo questo aspetto qua. Quindi, da un punto di vista di architettura software e hardware, queste sono le tre, diciamo, grosse categorie: il server, il tavolo touch e il tablet, dove dopo io entro nel merito meglio rispetto all'utilizzo. Non entro tanto negli aspetti tecnici, sia perché io sono molto meno tecnico. Rispetto alle tecnologie di Franco Fioretto, che invece avrebbe potuto dirvi delle cose molto più specifiche, sia perché preferisco concentrarmi sul qual è il pensiero che sta dietro e quali sono le ricadute operative che noi ci aspettiamo rispetto al progetto. Il progetto è fondamentalmente riassumibile in tre grandi aree. Allora, innanzitutto c'è questa cosa della pagina web che poi vedremo, c'è il tavolo touch e c'è il tablet. Allora, scusate, torno indietro un attimo. Rispetto a questo faccio una prima premessa. Allora, voi dovete immaginare che quando un bambino con autismo viene visto all'interno di un servizio specialistico, ci sono diverse fasi diverse cose che questo servizio attiva prima di decidere qual è il programma per questo bambino. Ci sarà una fase di diagnosi in cui si cercherà di capire se i comportamenti del bambino sono riconducibili a quel tipo di diagnosi oppure no, e poi ci sarà una fase fondamentale, che è quella che Paul prima ha sottolineato, che è quella della valutazione funzionale, cioè della valutazione di quelle che sono le abilità. Non solo quindi i deficit della persona, e quindi si va a vedere su quali aree noi dobbiamo andare a lavorare. Allora, prima di introdurre qualsiasi tipo di, diciamo, di ognuna di queste parti del progetto Touch for Autism, noi dobbiamo avere presente che c'è questo pezzo prima. Cioè, noi abbiamo visto il bambino, o un adolescente o un adulto, abbiamo fatto una valutazione e sappiamo che Pierino ha queste caratteristiche. E ha questi bisogni, che come dire, il messaggio forte che Paul ci ha dato all'inizio è: partiamo dai bisogni, e poi dopo vediamo le tecnologie a che cosa ci servono. Allora, fatta questa parte, noi abbiamo, e questa è la parte che è già stata, diciamo, all'80% completata, grazie a questa collaborazione fra clinici e informatici e tecnologi. Noi abbiamo questo server dove esistono intanto un catalogo di aree, obiettivi e attività. Cioè, se noi abbiamo un bambino per cui è stata fatta una valutazione, abbiamo visto che questo bambino ha un problema di comunicazione verbale, ha bisogno di lavorare sul linguaggio espressivo. Allora, noi troviamo in questo catalogo, rispetto a questa voce, linguaggio espressivo, troviamo una serie di obiettivi. Ciascuno di questi obiettivi potrebbe essere adatto a quel bambino e non a un altro. Quindi noi andiamo a selezionare per ognuna di queste aree quale obiettivo ci interessa portare avanti e
E qui adesso non lo vediamo perché è un'espansione possibile, però nel tavolo touch che c'è nello stand di ASPI voi potete vedere tutta questa cosa. Noi per ogni obiettivo abbiamo più attività possibili. Cioè, allora io voglio lavorare sul linguaggio, voglio portare avanti un obiettivo, per esempio migliorare la capacità di porre domande. Come lo faccio questo concretamente? Cioè, con quale attività? E all'interno del sistema ci sono, per ognuna di queste attività, c'è una scheda di attività che viene descritta nel dettaglio che indica come io posso lavorare per raggiungere quell'obiettivo. Alcune di queste schede di attività hanno anche un software a cui si può fare riferimento, software che può essere costruito all'interno del progetto oppure può essere già disponibile. Non dobbiamo inventarci delle cose che ci sono già, ci sono dei software che commercio, scaricabili gratuitamente, che possono essere utilizzati. Quindi noi abbiamo attraverso questo portale la possibilità di fare un progetto individualizzato per ogni bambino. Abbiamo possibilità perché un'altra parte di questo portale consente di gestire i risultati per alcune di queste attività. E voi immaginate che una volta che noi abbiamo costruito a tavolo il progetto individualizzato per Pierino, e l'abbiamo costruito non solo noi operatori, ma con i genitori, con la scuola, cioè con le persone che conoscono insieme a noi il bambino, noi abbiamo un progetto che abbiamo salvato in un server. Ma la cosa importante è che da questo server, quel progetto lì con le relative indicazioni di attività viene scaricato sul tablet del bambino, il quale tablet del bambino sarà disponibile per il genitore piuttosto che per l'insegnante o per il bambino stesso per fare le attività che sono previste dal progetto. Quindi questo è, se volete, questa parte del progetto è una parte in cui le tecnologie non sono tanto utilizzate dal bambino o ragazzino con autismo, ma sono al servizio di chi lavora o di chi vive, no? I genitori o chi educa il bambino con autismo, quindi genitori insegnanti. Allora, questo aspetto mi sembra un aspetto che ci tenevo a sottolineare perché è la cornice all'interno del quale possiamo poi vedere gli altri pezzi del progetto. La seconda parte, diciamo, di sviluppo del progetto è quello che è il tavolo touch, che appunto potete vedere poi nello stand ASPI, che in questo momento ha alcuni applicativi che sono dimostrativi fondamentalmente di questo, del fatto che uno strumento tecnologico può essere usato come ambito di simulazione per delle attività di promozione delle autonomie o dell'indipendenza, come diceva prima Nardocci, e che il fatto di essere appunto, su un tavolo touch che è interessante in genere, non per tutti, come poi vi dirò, le persone con autismo, consente di approcciarsi a un apprendimento che magari è più difficile da fare se io invece chiedo subito alla persona con autismo di cominciare, come nel caso dell'esempio, ad apparecchiare la tavola. Questo è un uso che fino adesso è stato impostato, non abbiamo ancora sviluppato questa parte completamente. L'altra cosa importante su cui c'è un'attività che in questo momento è parzialmente sviluppata è la possibilità, essendo un tavolo, di mettere intorno al tavolo più soggetti. Questo tavolo gestisce il multitouch, quindi se io ho bisogno di lavorare con altri 3 bambini e insegnargli, per esempio, l'alternanza. Alternanza vuol dire adesso tocco io e succede qualcosa, poi però devo aspettare perché adesso tocca lui e poi tocca lui. Ecco. Questo tavolo consente di fare delle cose che io non posso fare, no? Posso farle in maniera diversa, però diciamo che mi consente in qualche modo di fare meglio un'attività con un gruppo di bambini. L'altra parte, che è la parte, diciamo, da un punto di vista tecnologico fondamentale del progetto, è il tablet. Allora, cosa c'è sul tablet? Un po' ve l'ho già detto, il progetto che è stato messo a punto per quel bambino che dal server è stato acquisito sul tablet. Non solo, sul tablet ci saranno poi, a
alcune cose che in parte sono già state sviluppate e in parte sono in via di sviluppo. In questo momento sul tablet sono state sviluppate due cose. Uno è un costruttore di task analysis. Chi lavora con bambini con autismo sa, e non solo bambini con autismo, anche bambini con ritardi hanno questo tipo cioè di apprendimento. Cioè se noi dividiamo in sottounità una cosa che vogliamo insegnare, noi abbiamo più possibilità che la persona le impari. Cioè, faccio l'esempio, se io voglio insegnare a un bambino con autismo a vestirsi, è molto più efficace se io comincio a insegnargli prima una cosa, un pezzo, poi l'altro, poi l'altro, e poi cerco di metterle insieme. Allora, per insegnare a un bambino con autismo, anche un adulto, magari anche con un ritardo grave, a sviluppare un'autonomia, per esempio vestirsi, è utile, è stato verificato utile, il fatto di avere delle sequenze di immagini, no? Dove io gli faccio vedere, per esempio, che, non lo so, mi metto le calze, poi mi metto la maglia, la canottiera, poi mi metto le mutande, eccetera, eccetera. Cioè, gli do la lista di quello che lui deve fare. Allora, in questo momento sul tablet noi abbiamo alcune di queste liste che sono già state, sono disponibili, e il bambino sul tablet può guardare che cosa gli dice, no? Qual è la consegna di quel momento. E poi ci sono due opzioni. Una è quella in cui toccando uno spunto l'immagine della cosa che è stata fatta sparisce. Faccio l'esempio: se io devo lavarmi i denti, prendi lo spazzolino. Allora, il tablet gli fa vedere che deve prendere lo spazzolino. Lui prende lo spazzolino. Poi ci sono bambini con autismo che se l'immagine rimane, loro rimangono, vanno in loop, rimangono sulla stessa cosa. Per cui per questi bambini è importante che una volta che io ho preso lo spazzolino, faccio sparire quell'immagine. Oppure se il bambino è un bambino con più capacità e non ha questo problema di andare in loop, possono anche rimanere, no, in vista queste cose. Noi stiamo cominciando a verificare qual è il valore aggiunto di avere una task analysis, una lista sul touch, sul tablet, rispetto invece ad averlo cartaceo, perché un problema che ci dobbiamo porre, ecco, apro una parentesi e poi la chiudo rapidamente, è perché dovremmo usare per determinati insegnamenti una tecnologia piuttosto che altri sistemi educativi, no? A bassa tecnologia, la carta piuttosto che, no? I quaderni, eccetera. Allora, a questa domanda noi abbiamo cercato di capire come si è risposto in letteratura. C'è una letteratura scientifica sull'argomento che non è ricchissima, chiaramente quella sui sistemi touch è recentissima, e uno dei lavori della collega Brunero, che tra l'altro è la collega che sta tenendo il tablet nella foto, che ha una borsa per questo progetto di 2 anni, uno dei lavori che lei ha completato recentemente è la raccolta di tutto quello che c'è in letteratura sull'uso delle tecnologie e su come questo uso è stato più o meno validato. Noi, per darci una risposta noi rispetto a questa domanda, stiamo facendo uno studio che è in corso, in cui per una quarantina, forse adesso sono anche diventati quasi 50, di soggetti tra minori e adulti, noi proponiamo un'attività al tavolo touch, oppure per i bambini più piccoli che non hanno l'altezza per lavorare sul touch, a uno schermo touch, e confrontiamo in che modo questi bambini, ragazzini o adulti rispondono a quell'attività touch rispetto alla stessa identica attività però cartacea. E stiamo provando a fare con appunto questo gruppo, in alcuni casi proponendo prima il touch e dopo il cartaceo, in altri casi, no, in maniera randomizzata proponendo prima il cartaceo e poi il touch, e stiamo cercando di capire qual è il comportamento delle persone con autismo di fronte a un sistema touch, qual è la differenza tra quel comportamento e quello che si vede nell'attività cartaceo, qual è il livello di acquisizione, no, degli apprendimenti che si stanno trasmettendo, e poi qual è la scelta che fanno, tra andare al touch o andare, no, verso l'attività cartacea. Quello che ci sta come dire, colpendo è che non tutti i bambini o ragazzini o adulti con autismo scelgono di andare al touch. Cioè ce ne sono alcuni che lo scelgono e alcuni che non lo scelgono. Ce ne sono alcuni che hanno
molti comportamenti problematici di fronte allo schermo, all'attività, al computer, e altri che invece sono molto collaborativi. Allora, l'obiettivo in questo momento è capire per chi ha più senso e per chi ha meno senso, perché così come non esiste nessun trattamento che va bene per tutti, perché i bambini con autismo hanno uno spettro di caratteristiche, probabilmente non esiste un'interfaccia, un'attività al computer che vada bene per tutti. E questa è una cosa su cui vorremmo appunto avere delle informazioni attraverso queste ricerche. Per completare, sul tablet, oltre a questo costruttore di task analysis, c'è già un costruttore di storie sociali. Costruttore vuol dire che c'è un programma che mi consente di costruire io la storia sociale mettendo le foto che io voglio mettere, scrivendo le parole che voglio scrivere e seguendo delle istruzioni su come si costruisce una storia sociale, no? Perché diciamo, per gli esperti di autismo magari è una cosa scontata, per chi non conosce la storia sociale come tecnica c'è bisogno di avere una guida. In questo momento il tablet consente di avere questa guida. Ci sarà poi un'area che sarà dedicata al video modeling e quindi a dei video che possono essere usati come modello per il bambino, l'adolescente adulto per imparare determinate abilità. Sono un ragazzo di 20 anni che può andare in autobus da solo, può andare a comprarsi qualcosa, nel mio tablet mi metto dentro, no? Mi faccio mettere dentro, mentre costruisco insieme a qualcuno, dei video su come ci si deve comportare se, per esempio, faccio un esempio di una situazione specifica, mi trovo a dover prendere il ho perso la coincidenza del treno, mi si è scaricato il telefono e non so cosa fare. Allora, questa è un'esperienza specifica di un ragazzo che io conosco, che sta frequentando l'università, un ragazzo ad alto funzionamento, che lui in questa situazione qua non ha fatto la scelta che noi avremmo pensato potesse fare, persona intelligente, cioè di andare in un telefono pubblico, anche se siamo poco abituati a usarlo, e telefonare a papà che lo stava aspettando, no? Alla stazione. Lui non ha fatto questa scelta. Lui ha pensato in maniera rigida che non potendo usare il telefono e non potendo prendere il treno perché il treno l'aveva perso, lui doveva comunque arrivare alla stazione. Per cui lui si è incamminato e si è fatto 20 km a piedi. Un anno fa, quindi faceva anche abbastanza freddo, è arrivato dopo quasi 4 ore con il papà disperato che non sapeva più. No, sto parlando di un ragazzo di 20 anni che studia matematica e che ha un quoziente intellettivo nella norma. Allora, alcune istruzioni per l'uso su come ci si deve comportare nella socialità è importante che uno ce l'abbia a portata di mano, no? Allora, il tablet potrebbe consentire questo. E poi ci saranno delle tabelle comunicative semplici, che non sostituiscono eventuali strumenti tecnologici più avanzati, per coloro che ne hanno bisogno. Ci sarà poi nel tablet una parte informativa per il genitore e l'insegnante che dovrebbe dare delle informazioni che in genere il genitore può aver bisogno di consultare. Sto pensando alle cose di tipo medico-legale piuttosto che alle cose che riguardano, non so, cosa faccio se il bambino non mangia oppure, cioè delle tecniche, diciamo, comportamentali che può essere utile conoscere se uno si trova in situazioni di difficoltà. I numeri attuali del progetto sono questi, siamo una decina gli operatori dell'ASD di Mondovicuno che se ne occupano chiaramente per un numero limitato di ore, ci sono 10 studenti di UNIS, un istituto superiore di Fossano, l'Istituto Vallauri, che ci stanno aiutando con la supervisione del CSP a sviluppare dei programmi per il tablet. Ci sono 5 persone del CSP, 3 persone dell'ASPI, poi questi numeri ogni tanto cambiano, aumentano, però diciamo che l'ultima volta che li abbiamo verificati erano questi. Ecco, e poi ci sono, questo è il dato più aggiornato, io vi dicevo una quarantina, noi abbiamo 39 persone che hanno il tablet è stato acquistato in parte con dei finanziamenti regionali che sono previsti appunto per la dotazione di nuove tecnologie nel caso della disabilità, e poi ci sono delle altre persone che se lo sono procurato per conto loro. Noi stiamo lavorando con
per quanto riguarda noi la parte, diciamo, di finanziamento è quella della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e gli attori, lo ha detto prima Giovanni Ferrero, l'altro attore importante è la Fondazione CRT, abbiamo avuto anche un contributo importante, soprattutto per la parte di sviluppo del software della Fondazione Specchio dei Tempi e una parte di quello che avete visto nel portale dove ci sono aree, obiettivi e attività è stato sviluppato precedentemente con un progetto della Fondazione Giovanni Goria a cui ha partecipato il nostro centro insieme alla collega. Io mi fermerei qua, dovrei essere stato nei tempi, vi ringrazio per l'attenzione, vi invito idealmente a un convegno che dovremmo fare, penso, nell'autunno 2013. A Cuneo in cui verrà diffuso, poi probabilmente ne faremo, credo, anche uno a Torino, insomma, per diffondere quelli che sono i risultati, di questo progetto. Per informazioni, quello che vedete è il sito della nostra ASL, che ha il link poi con, gli altri siti degli altri attori. Io mi fermo e vi ringrazio per l'attenzione. Bene, adesso cambio vestito, mi ridò la parola per ricederla subito. Abbiamo detto già all'inizio della mattina che uno degli aspetti importanti, lo sottolineava Nardocci, è quello del trattamento. Il trattamento dei bambini con autismo, che è un trattamento prevalentemente educativo, ha però delle articolazioni particolari per quanto riguarda il trattamento precoce. Noi sappiamo che è fondamentale fare una diagnosi precoce e però è ancora più fondamentale poi fare un intervento precoce, perché se noi facciamo la diagnosi e poi non facciamo un intervento, come dire, non solo abbiamo perso tempo, ma magari abbiamo creato più problemi di quelli che potevamo, che volevamo risolvere. Allora, rispetto al trattamento precoce, il progetto di cui vi parlerà adesso, dottor Narzisi, dà una idea di come trattamento precoce vuol dire bambini che possono avere 18 mesi, ecco, negli ultimi anni stanno arrivando dai pediatri bambini che hanno 15, 18, 20, 24 mesi. Questi bambini non ci arrivavano un po' di anni fa. Ecco, come gestire il trattamento e come può essere utilizzato, come possono essere usate le nuove tecnologie per il trattamento di questi bambini. Su questo lascio la parola ad Antonio Narzisi.